Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che è dedicata all'attività del Consiglio regionale. Nell'ultima settimana in aula si è discusso molto dell'attività della campagna vaccinale. In aula ha parlato in aula l'assessore regionale alla salute Simone Bezzini, che ha risposto alle domande urgenti dei consiglieri, ma all'attenzione dell'aula anche due interrogazioni, l'ultima relativa alle liste di riserva al lab del Mandela Forum di Firenze circa la vaccinazione con AstraZeneca e un'altra interrogazione relativa alla vaccinazione della consigliera regionale Stefania Saccardi, nonché vicepresidente della giunta Stefania Saccardi, che in qualità di avvocatessa è stata ovviamente vaccinata. Emergenza Covid-19. Durante l'ultima seduta dell'aula di Palazzo Pegaso, l'assessore regionale alla sanità Bezzini ha risposto alle domande urgenti provenienti dai consiglieri regionali, tracciando il quadro aggiornato della campagna vaccinale. L'assessore Bezzini, rispondendo anche ad una interrogazione del capogruppo delle opposizioni e del portavoce delle opposizioni, il collega Landi, ha esposto quello che è il nostro piano vaccinale. Chiaramente risente e risentirà dello stop dell'interruzione legata al vaccino AstraZeneca, questo è fuori di dubbio, ma da questo punto di vista ha ribadito l'impegno costante e l'attenzione alta della regione verso il piano di vaccinazione e verso i cittadini toscani. Quindi ha ribadito con forza che la categoria degli insegnanti del mondo della scuola ha una priorità, perché noi abbiamo la priorità di mantenere le scuole aperte il più possibile. Chiaramente ha affrontato il tema legato alla vaccinazione degli over 80, garantendo nei numeri, e qui c'è stata la soddisfazione anche dell'opposizione, voglio riconoscerlo, che le prossime dosi di Pfizer, che è il vaccino a loro dedicato, saranno, come dire, aumentate nel numero. Questo grazie anche al fatto che nella settimana si arriverà a concludere la seconda la seconda dose al personale sanitario, e quindi aumenteranno i numeri a disposizione degli over 80. Riguardo alla polemica sul tema della vaccinazione alla categoria degli avvocati e comunque del mondo della giustizia, io la chiudo così: è stata una scelta derivata dal fatto che quel mondo è gioco forza legato anche alle forze dell'ordine, legato anche al buon funzionamento e lo svolgimento del sistema giustizia in generale. Chiaramente ha riconfermato un dato che è sotto gli occhi di tutti e che, come dire, è evidente alle cronache nazionali, cioè la Toscana non tiene i vaccini in frigorifero. Noi siamo la regione numericamente di una certa rilevanza, tolta la Val d'Aosta, le province autonome di Bolzano e di Trento, che ha una percentuale di dosi inoculate su quelle ricevute altissima, vicino al 92%, fra le prime in Italia, seconda solo dopo la Campania, io credo. E quindi da questo punto di vista la discussione politica ha un senso, la polemica no. La Toscana, come dire, anche nelle prossime settimane si vedrà impegnata con il proprio piano vaccinale a dare risposta a tante migliaia di cittadini toscani. Questo nell'ottica di arrivare velocemente ad un numero importante di vaccinati che consenta all'economia toscana di poter ripartire in sicurezza. I disabili, le loro famiglie, i malati cronici, i malati oncologici sono delle categorie cosiddette fragili. In questo momento serve dare loro un livello di priorità nel percorso della vaccinazione. Non compete sicuramente al Consiglio regionale definire quale vaccino, come poter erogare il vaccino e quando. Noi diciamo va fatto in prima fascia. Farlo in prima fascia vuol dire che il percorso delle vaccinazioni delle persone disabili, dei cronici e degli oncologici deve avvenire pari passo con quello degli ottantenni, per esempio. Tutte sono categorie fragili, serve disponibilità di vaccini, serve aumentare il numero delle vaccinazioni, troppo basso ancora rispetto al ritmo degli ottantenni. In Toscana purtroppo abbiamo riscontrato dei ritardi per la vaccinazione degli ultra ottantenni, siamo la terz'ultima regione d'Italia a vaccinarli e abbiamo bisogno di vaccinare da qui a un mese 250.000 ultra ottantenni. Questo è il primo obiettivo che dobbiamo porci. Il secondo, vorremmo avere una
collaborazione vera da parte della maggioranza, della giunta regionale, che non più tardi di lunedì scorso all'ultimo consiglio regionale ha bocciato una nostra mozione dove noi chiedevamo le liste d'attesa per vaccinare coloro che hanno la priorità, visto anche quello che è successo al Mandela Forum in questi giorni. Vaccinare coloro che passano per strada è l'ultima ratio, dobbiamo avere delle liste di attesa e è notizia di pochi minuti fa che anche in questo caso, così come era successo quando noi dicevamo che dovevamo mettere in categoria prioritaria i disabili e i loro caregiver, anche in questo caso sulle liste d'attesa la maggioranza segue quella che è stata la nostra proposta, però boccia le nostre e poi le fa sue, quindi questo non è uno spirito collaborativo come noi intendiamo in un momento così difficile di pandemia. Quindi ci aspettiamo che da qui a pochi giorni sul portale della Regione queste liste di attesa ci siano veramente e possano essere fruibili da parte di coloro che ne hanno la possibilità. Lancio una proposta a tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale: istituire un'apposita commissione di inchiesta sul piano vaccinale. Perché in questo momento si è presentato il caso apparentemente molto grave del Mandela Forum, però c'è necessità di sapere in questo momento come si sta svolgendo la pianificazione e la programmazione delle vaccinazioni per tutte le fasce e soprattutto capire in caso di imprevisti come le mancate forniture da parte delle aziende, come si intende supplire a queste carenze e come si intende portare a termine la vaccinazione di tutta la popolazione toscana e in quali tempi. Possiamo anche dare dei contributi e crediamo che probabilmente la commissione sarebbe il luogo più adeguato se appunto non ci fossero altre vie di confronto anche con l'assessorato. Però sicuramente i cittadini in questo momento hanno bisogno anche di chiarezza per evitare inutili allarmismi, panico e timori di non rientrare tra le fasce coperte. All'attenzione dell'Aula una interrogazione di Fratelli d'Italia. Primo firmatario Francesco Torselli riguarda le liste di riserva dell'Hub del Mandela Forum di Firenze e della somministrazione dei vaccini a persone non prenotate. La vicenda vaccini è una vicenda molto complessa, ci aspettavamo delle risposte a un piano vaccinale molto più organizzato, in realtà si è proceduto un po' a zig zag, basti pensare alla vicenda delle categorie degli avvocati, prima messi, poi tolti, poi reimmessi all'interno del sistema delle prenotazioni. È ovvio che la sospensione dell'AstraZeneca sta creando problemi, domani ci dovrebbe essere la risposta dell'EMA, cioè dell'ente mondiale che in qualche modo si occupa di sanità e dell'AIFA, e speriamo si possa riprendere più presto, partendo e recuperando soprattutto gli ultra ottantenni. Come ha detto Gianni, 125.000 dosi di Pfizer dovrebbero essere a disposizione della Toscana nelle prossime settimane, e le persone particolarmente fragili e coloro che si occupano delle persone particolarmente fragili. Questo è quello che faceva parte di un pacchetto di proposte fatto a suo tempo da Fratelli d'Italia, fu oggetto di discussione in Consiglio regionale, sembrava andasse tutto bene, oggi scopriamo che la Regione Toscana è un po' in ritardo e dobbiamo recuperare. E le polemiche non servono, serve stare al tema dei vaccini, serve mettere in condizione di sicurezza le persone che più hanno bisogno, ma serve anche, lo diciamo con forza, rimettere gli imprenditori nelle possibilità di lavorare e di produrre, perché il paese è veramente in grande difficoltà e anche la Toscana, che ha nel terzo settore un punto di forza storico, basti pensare al turismo, comincia davvero a soffrire troppo questa situazione. Lo Statuto della Toscana prevede esplicitamente la sussidiarietà sociale. In questo contesto il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione in merito al ruolo sociale della figura del caregiver familiare, presentata dal Partito Democratico, prima firmataria Valentina Mercanti. Approvata all'unanimità una mozione che mira a sostenere il distretto ferroviario toscano, ma anche il presidio pistoiese di Itaci Rail e tutto l'indotto. L'iniziativa è scaturita dalle parole del governatore della regione Campania De Luca proprio durante una visita alla sede di Napoli della Itaci. La Regione sostenga il distretto ferroviario toscano, il presidio pistoiese di Itaci Rail e tutto il suo indotto. A chiederlo il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi, con una mozione approvata all'unanimità, emendata dal Partito Democratico, sottoscritta anche da altri gruppi. L'iniziativa è scaturita dalle parole pronunciate dal presidente della Giunta regionale campana,
Vincenzo De Luca, durante una visita nella sede di Napoli della Itachi. Sì, occorreva dare una risposta forte e unitaria rispetto alle parole dette dal presidente De Luca. Non occorre una guerra fra territori, ma occorre naturalmente parlare e chiamare le cose con il loro nome. A Pistoia, in Toscana, si producono e si progettano i treni da generazioni. Itachi ha fatto un investimento importante, oggi completato con l'acquisizione definitiva di Ansaldo STS. Quindi ha in mano uno strumento eccezionale per fare della mobilità sostenibile un tassello importante dell'economia toscana e nazionale. E per questo abbiamo chiesto al presidente Gianni, non appena ci saranno le condizioni di sicurezza per farlo, di venire a Pistoia a visitare lo stabilimento di Itachi, ma anche alcune aziende dell'indotto che rappresentano un centro di eccellenza nell'innovazione e nello sviluppo. Basti pensare al distretto ferroviario. Abbiamo chiesto di aumentare i rapporti con l'università e con le scuole superiori per fare delle competenze nuove, delle professionalità nuove, un sistema che radichi sempre più una grande multinazionale come Itachi al territorio toscano e italiano. Era quindi una proposta, ed è stata approvata all'unanimità, di questo ne siamo contenti, che va nella direzione non della polemica ma della crescita del sistema produttivo toscano, e ne siamo orgogliosi di averlo fatto insieme naturalmente a tutti gli altri. Il distretto ferroviario ha il cuore a Pistoia, ma è un valore per tutta la Toscana. Il Consiglio regionale oggi lo ha nuovamente ribadito con questa mozione, è stata condivisa all'unanimità. Questi anni la Regione ha sostenuto i progetti di innovazione che sono venuti non solo dai Itachi ma da tutto il distretto, comprese le aziende dell'indotto. Perché questo? Perché il contrasto ai cambiamenti climatici passa anche da un nuovo modello di mobilità, di trasporti, e chiaramente i tram, i treni sono elementi fondamentali per mettere in campo questo nuovo modello con cui noi ci giochiamo il futuro. Il presidente Luca mi pare che abbia perso un'occasione per stare zitto, perché al netto delle sue intemperanze che conosciamo, a Pistoia facciamo treni da tanti anni, e questo è un valore per tutti e che non deve essere un oggetto di un confronto campanilistico che mi pare assai sterile in confronto alle sfide che tutto il nostro paese sta affrontando e affronterà. Una targa, quella conferita dal Consiglio regionale della Toscana al velista fiorentino Giancarlo Pedote, uno dei pochi skipper ad aver affrontato e completato un giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza. Un'impresa che si iscrive a tutti gli effetti tra quelle che rimangono nella storia della Toscana, e a comperla è stato il velista fiorentino Giancarlo Pedote, che il 28 gennaio scorso ha tagliato il traguardo della nona edizione della Vendée Globe, diventando uno dei pochi skipper ad aver completato un giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza. Noi vogliamo premiare un atleta, un navigatore, un campione che ha portato in alto i colori dell'Italia e io dico anche della nostra Toscana. Un risultato incredibile, non era mai successo a nessun italiano di riuscire a piazzarsi tra i primi 10, un risultato che ci rende orgogliosi. Come Consiglio regionale, noi in questi mesi, da quando sono diventato presidente, vogliamo raccontare le storie migliori di noi, nostri concittadini. Il simbolo della nostra regione, lo vedete bene lì, è il Pegaso alato. Il Pegaso alato è fatto, diciamo, e rappresenta benissimo quello che noi siamo. Da un lato le sue zampe radicate nella storia, nei valori, nella tradizione, nella bellezza della nostra Toscana e anche un po' nella fantasia dei toscani, e dall'altro le ali che ci portano verso il futuro, un futuro fatto di speranza, un futuro fatto di opportunità e anche un futuro migliore. Il messaggio che Giancarlo ci ha mandato è quello di crederci sempre, di non mollare mai. Sicuramente questo premio, che è assolutamente meritato, ci fa particolarmente piacere che un toscano abbia fatto una prestazione così importante in questa gara, insomma, romantica, in questa gara meravigliosa, in questa, insomma, giro del mondo.
mondo in solitario in barca a vela, che è in linea, la parte che mi garba sottolineare, con la tradizione marinara della Toscana. Dai nostri porti, dalle coste sono partite tantissime imbarcazioni a vela o a remi negli anni. Io, insomma, mi piace ricordare la storia della Repubblica Marinara di Pisa, che insomma attraverso i mari ha toccato tutto il mondo allora conosciuto. Quindi, insomma, questa tradizione che si ripete e che viene tenuta viva da tantissimi equipaggi che ogni anno e che ogni mese solcano i nostri mari, e poi c'è dell'eccellenza, un'eccellenza toscana. Quindi viva la Toscana, viva la vela, viva il mare, insomma, una bellissima storia. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha voluto tributargli un omaggio con una targa consegnatagli a Palazzo Pegaso. Sono molto grato alla Regione Toscana per questo premio, per questo riconoscimento. Personalmente lo ritengo un punto di partenza e non certo un punto di arrivo. Diciamo, da sportivo credo di aver messo le basi per poter avere la credibilità della nostra bellissima nazione, per potermi ripresentare in un altro progetto nel 2024, spero con delle risorse più importanti per poter ambire a un miglior risultato. Ed è tutto da Toscana a Parlamento. L'appuntamento con l'informazione sull'attività del Consiglio regionale torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito.